Benvenuti su canale di Passione Games, ragazzi, ci siamo. Primo dei due episodi finali della carriera dell'Unione Sportiva Livorno, due puntate che ci separano dalla fine di questo campionato, che ci ha visto protagonisti, sia per quanto riguarda, diciamo, il vertice, Livorno a 78 punti, vedete, l'Inter 76, andiamoci subito nella classifica. Livorno appunto 78 punti, segue l'Inter 76, poi c'è la Juventus a 70, il Napoli a 64. Queste sono le quattro squadre, anche se a mio avviso il Napoli è fuori, che si giocheranno la lotta, si giocheranno lo scudetto. Anche se a mio avviso, diciamo, lo scozzo è tra noi e l'Inter. Quindi siamo a quattro partite alla fine. Con 2 punti di vantaggio, noi giochiamo contro l'Atalanta che è quinta, quindi partitaccia, subito partitaccia. Mentre l'Inter gioca contro, vediamo un po'. L'Inter gioca contro, ha già giocato l'Inter, Belga, Napoli, Roma, non si sa con chi gioca, vabbè, non si sa con chi gioca, comunque. Ci interessa. Quindi noi giocheremo le partite. Questo episodio sarà Atalanta-Livorno. Poi giocheremo contro il Napoli. Ora, ecco qui. Quindi Atalanta-Livorno e Livorno-Napoli. Poi l'episodio finale che vedrà noi contro la Sampdoria e poi contro la Roma, che è sesta partita. Quindi gli ultimi 2 episodi saranno a Sampdoria, trasferta. E Roma, quindi due trasferte, vediamo un po', ma chi se ne frega, si guarderà. Ok, ragazzi, quindi mandiamo in onda la sigla, dopo la sigla ci ritorniamo e incominciamo la partita. Vai con la sigla. Eccoci. Ok, avanziamo. Intanto c'è sempre Balotelli, Brilla, che l'ultima partita Balotelli è stato veramente forte, è stato veramente, diciamo, l'elemento in più. L'elemento in più, ora si parla di giugno, 4 giugno, l'ultima avventura del sottoscritto in campionato, quindi siamo agosto, ma ve l'avevo detto il perché di questa mia interruzione. Allora, domenica 1 maggio, Serie A a Bergamo si affronta la partita Bergamo Calcio, cioè l'Atalanta contro il Livorno. Va in campo. Noi giochiamo sempre a livello campione, 4 minuti, giochiamo con Daoguil e Martino, un 4-2-1-1-2, anzi 4-3-3 offensivo, mettiamolo così. Giochiamo con Gil e Martino, però andiamoci a vedere la squadra, perché secondo me non è quella giusto. Allora, qui sono le ultime partite, bisogna giocarle per bene. Allora, esterno destro io metterei Candreva e il buon lui, ecco, il Lainez gioca a sinistra, quindi Candreva deve giocare. Cancelo, ragazzi, lasciamolo come trequartista. Per ora lasciamoci il bimbo e questo Al Nemer, perché così appunto potrebbe essere un giocatore che tra l'altro in forma fisica 100% è molto felice. Poi in panchina, o meglio, poi Monti e Moretti, ma il centrocampo sono loro. Gil non può giocare in difesa e noi in difesa non ci sa nessuno. Ci si mette Pellegrino, che non è, perché non è un po' di qua, uguale Martino di qua. Gentile che è un terzino destro, perché gioca a sinistra, può giocare anche a sinistra, terzino sinistro. Poi in panchina, vediamo un po', in panchina noi chi ci abbiamo? Tutta robetta. Come terzino destro potremmo portarcelo il cinesino Benedetto, vediamo un po', Gentile, mettiamolo. Poi evento, eccolo, non è riuscita 8, però Benedetti, ragazzi, devi giocare, perché se Gentile è troppo stanco.
Poi tutto il, ah, il Signo esterno destro. Il Signo, ragazzi, l'abbiamo lasciato un po' il brasiliero. Vediamo un po' chi mi posso. E poi c'ho Fake anche lui. Tutti i giocatori abbiamo preso, ma poi di fatto, vai, mettiamolo qui. Potrebbe essere con Fake che potrebbe giocare. Andiamo in questo modo, dai, giochiamo così e vediamo cosa succede. Intanto, ragazzi, supportate il canale come sempre. Iscrivetevi se vi piace, ovviamente, il video. Mettete un like. Tutti gli sguardi su Tu, questo Felice giocatore, Cancelli, il mio e portatore certamente con Serie gli osservati speciali, difensori che dovranno faticare per fermarlo. Certo. Aiaiai, acqua. Piumaggio e piove. Ci sta, ci sta. Ci sta, magari un po' Si respira d'acqua. Infatti, un'atmosfera fantastica, sto come vedete sulle registrando. tribune, con i tifosi subito Sto caldi registrando di per domenica, quindi l'emozione di questo almeno qui match. da noi ha piovuto, Come quindi sempre c'è Daniela Dani, saliamo vediamoci di queste fronte due ad partite, partite Albertino, integrali, altri perché tifosi ragazzi non sono io così pensavo di staccati farle dal divano. divise, invece Partita che ho promette detto grandi no, integrali, emozioni. facciamocele Ricordo che tutti integrali, all'ascolto, è molto vediamo meglio, come è va, molto più, tutti insieme e la tutti carriera è insieme a stata noi, integrale, grandi quindi emozioni, spunti di beh, sono interesse. curioso di vedere chi Gesù, come è sta questo Zapata. Nell'Atalanta non ho visto nessuno di diverso. C'è Zapata, poi di giocatori. Non ho visto la formazione. Vediamo un attimino se si riesce. Questo inno che inno è? Scusate, sembra un inno russo. Ecco, c'è solo Zapata, non c'è. No, cos'è l'inno della Champions League? Cos'è questo? L'inno. Vabbè, vediamo un po' se ci fa vedere magari questa partita qui. Formazione. padroni di casa che cominciano il match con questi 11. Bergamo, Mattiello in porta, Sportiello. Zappacosta in difesa con Toloi e Duvan Zapata come terminale offensivo accanto a Maxi Gomez. Maxi Gomez. Rush, ah, Rush, Gomez, questa è una grande squadra, eh. Rush anche, anche miseria. Ok, dai. Tanto noi i giocatori più importanti li abbiamo in panchina, giocheranno il solo tempo. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque Di l'inno. Giroud, ad esempio, questi ragazzi non bisogna perdere. Forza, ragazzi, su. Goddom. Sesso. Recuperano bene palla. Vai, dai. Su. Candreva. Può colpire da lì. Subito un grandissimo gol del Bimbo, subito un grandissimo gol del 7. Guarda che gol ha fatto, che gol. 1-0. Tanto Mosca che mi sta. Bellissimo gol, bello questo gol di. Fischiano i tifosi, se i tifosi di Livorno ci sono. Fischiano ovviamente. Un gol è sempre un Ma gol, bello questo gol, non diciamo dice quindi nulla il che commentatore? non sbagliamo. Ha preso la mira e gliel'ha Un buttata nel tentativo di 7, è arrotondare la palla possibile dentro per il la propria portiere. rete. 1-0, si comincia subito forte. Ali, 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 Annemar. Questo è un giocatore che tra l'altro in una live me l'aveva consigliato, lo dico sempre quando segna, un amico del canale Twitch. Quindi ti ringrazio a questo punto Aperto le perché arcature ci con sta questo gol. permettendo di. 1-0. Ripeto, poi la batteria pesante l'abbiamo in panca, eh. Il Giroud e Balotelli sono in panchina. Dottor. Lo gioco sul possesso palla, ma poi alla fine. Demiral. Demiral. Oh, velocissimo, qua Moretti. Dagliela. Ha spazio. Tocco intercettato. Bravo, calcio di Nessuno rigore, si calcio fa di troppo rigore, fiducia in dopo questo 13 tipo di palla minuti. in mano. È giusto, giusto, giusto calcio di rigore, giusto calcio di rigore. Zappacosta, ragazzi, Zappacosta. Dove vuoi andare? Ah no, chi l'ha fatto il calcio? No, è regalato, regalato. Calcio di rigore regalato, meno male, dai. Ti batte, Calcedo, Calcedo, il bomber. Tutto sudato, 13 minuti già sudato, a parte che piove. Possono allungare con questo rigore. Calcio di rigore 2-0, visto il gol 2-0, sempre messo. spiazzato. 2-0 ragazzi, diciamo il titolo si sta avvicinando, il titolo si sta avvicinando.
Uccisione di una mosca in diretta, non ci sono riusciti. Ha visto che il portiere okay. 2-0, bellissima. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Tante ragazzi, ha tanti ciuettini e poi di fatto. Bravo. Un'occhiata in mezzo può spedirla in area. Potevi crossare. Avevo sbagliato lì. Compagni, perché non tutti hanno qua sassato in bene. Andiamo su. Ma calzai, intanto lui ci sta bene per perdere tempo, chi se ne frega. Tua. Recupera palla e interrompe l'azione. Bravissimo. Riguarda il Napoli, vai. Sentiamo com'è cambiata la situazione. Prima rete della partita per il Napoli. Rete che porta la prima di Lorenzo Insigne. Gol propiziato da un errore della difesa in fase di chiusura. Ha potuto battere a rete senza troppi problemi. Si bravissimo. 1-0 dopo 23 minuti. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Lo vede? A metri per andare per il cross. Deviazione provvidenziale. Comunque per ora il migliore in campo è il bimbo, eh? Migliore in campo è il bimbo. Vai, calzato, insisti. Giocata di qualità. Non insisti. Per intercettare il pallone. Oh, fermo. Ragazzi. Duvan Zapata. Entra nettamente sul pallone e recupera. Bravissimo. Lines. Il possesso, la manovra da parte dei. Ah, peccato me. Non ci ha creduto. Molto buono qui il lavoro difensivo. Non ci ha creduto. Zappacosta. Sotto. Vabbè. Ma lascerò il bimbo da solo. Sbaglia la misura del passo. Pellegrino. Sesso perso. Caicedo. Al tiro 3-0. Finita partita 3-0. E spugnato il campo di Bergamo. Quindi chi ha fatto con questo? Moretti. Ah, Monti. L'abbiamo tenuto da lui. No, così davanti ai tifosi avversari non si fa. Monti. Porta rispetto. Grande. Veramente 3-0. Era indirizzata. L'illegnata ci ha dato. 3-0. Allora io direi che la partita l'abbiamo in cassaforte. Atalanta non ha fatto nemmeno un tiro. Ora magari, come vi ho detto, nel weekly del sabato, il weekly del faccione, noi continueremo la carriera del Livorno, quindi fino alla fine. Ecco, segue l'avanzata. Cosa ha sbagliato Moretti. Quindi diciamo, dopo questi ultimi due episodi continueremo con la carriera, vedremo. Guarda lui, mister Fabinho lì, che con quei capelli, ma c'è quel giacchetto del primo maggio, ma quindi vedremo un attimino l'avventura in una competizione europea, molto probabilmente c'è, anzi ragazzi, secondo me il campionato si vince e ce lo porteremo fino al 27 di settembre, poi appunto incominceremo una nuova carriera, anzi la doppia carriera, addio. Manovra gestita male. Inizieremo una doppia carriera. Si chiude il primo. Però la mosca, ragazzi. Inizieremo una doppia carriera. Una carriera con una squadra reale. Poi magari faremo un sondaggio su chi, con quale squadra potrebbe essere, diciamo, la squadra da portare avanti. Dove faremo almeno 3 stagioni e poi la carriera giocata. Quindi saranno queste con le FIFA 23 dal 27 di settembre. Però comunque tutte le novità poi ne parleremo più avanti. Questa mosca mi sta letteralmente rompendo le scatole. Il Napoli sta vincendo col Milan. Io direi di fare entrare la batteria pesante. Quindi il buon Balo lo facciamo mettere qui e poi
e poi Giroud al posto di Alzeid. Così, tanto la partita è vinta, salvo imprevisti. Però insomma, così la batteria pesante è in campo. Tanto Balotelli è in super forma, quindi è in super forma. Ecco Balotelli. Giro. Può metterla al centro. Occasione per Giroud. Simone. Subito il Balotelli in forma, netta vittoria. Subito il Balotelli, l'ho detto io. È in forma strepitosa, ragazzi. Io la devo stoppare perché questa mosca veramente. Box show. Cioè. Nel posto giusto al momento giusto. Il Balotelli, aveva provato Giroud, ma è indosso così. È una cosa. Via, 4-0, guarda, questa partita qui ormai diventa monologo. Ci sono delle partite in cui oggettivamente mi chiedo se devo aumentare il livello, e lo farò ovviamente nella prossima stagione del Livorno, che appunto ci vedrà un pochino più protagonisti. Ragazzi, cioè, questa mosca non mi dà vita, non mi è nell'occhio, è aggressiva, sto cago, cioè, dice più nulla nessuno. Il prossimo incontro l'Atalanta gioca contro il Sassuolo, ma l'Atalanta giocherà per un posto in Europa. Ecco, uscire, si fanno le mischierate e via, via. No! Ma che gol ha fatto Zapata, dai! Un'acrobazia. Beh, cosa esulti? Perdi 4-1. Bello però questo gol qui di Zapata. Ecco ci viene riproposto replay. Ruscio ha preso il posto di migliore dei modi questo cross. Muriel, penso, cioè andava e portiere nostro. Non se l'aspettava. Faremo innanzitutto faremo un calciomercato, un episodio dedicato al calciomercato appena il campionato sarà finito, Quindi sceglieremo insieme quali saranno i giocatori da lasciare, poi insomma, affrontando una competizione importante come spero la Champion, dovremo anche capire rimessa con le mani chi tenere e chi può andare via. Io ho già una mezza idea. Paglia qui e perde il pallone. Poi tanti giocatori sono vecchiotti, Una partita che sicuramente non vorrete perdervi live qui su EATV. La filosofia dei due tecnici mi piace tantissimo. Un gol più dell'avversario, è questo che dovrebbe garantirci una partita con diverse occasioni da rete. È una buona idea per lui. Gomez, la gioca profonda, l'idea non è male. Il portiere, ragazzi, ottimo portiere questo. Sceglie di battere il colpo. No, grande recupero del ballo. C'è spazio per la ripartenza. Ma in porta, non lo ferma lui. Occasione. No, come vecchi tempi, come vecchi tempi. Attenzione, ancora pericolo. Partita in cassaforte. Non ci credo che gol qui, ragazzi, bisogna aumentare il livello secondo me, perché 5-1, che partita di Balotelli, doppietta, è entrato nel secondo tempo e ha spaccato un 2-5-1, ma rivediamo, cioè ha fatto cost to cost, non lo fermava nessuno, nemmeno un pallo. Lì era il difensore che non è il portiere, nemmeno uscito. Balotelli, doppietta di Balotelli. Balotelli, l'ultima partita ha sempre fatto grandi cose. Dagliela. Vai Candreva, tutti i ricchiettini per decidere se ovviamente confermarli. Occasione per Giroud. Posizione di offside, non ha dubbi qui l'arbitro. Questa partita qui ormai dispiace per l'Atalanta, ma 5-1, una legnata di nulla. Chi è? Non è Gasperini? Marco Reus intercetta il passaggio e recupera il pallone. Entra bene scivolata. Esagiti. Attento in questa frangetta, recupera palla. Balotelli. Tiro intercettato. Giroud un po' moscio. Ancora 600 secondi alla fine.
Aggiornamento sul match del Napoli, perché ha cambiato qualcosa, sentiamo. Seconda rete della partita per il Napoli. Punteggio che ora è sul 2-1. Siamo Napoli il nostro avversario nella prossima partita. Per il tuo aggiornamento. Sostituzione in arrivo. Ecco, la grande partita di Balotelli, eh. Da subentrato secondo me fa meglio che da titolare. Tenta la verticalizzazione, buona idea. Arriva Reus, sicuro qui il portiere. Bravo. Forza, vai Monti. E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti. C'è spazio sulla fascia. Ottima chiusura difensiva. Il fischio è finita. Ok ragazzi, 5-1 il primo match. Vediamo un po' l'Inter cosa sta facendo, cosa ha fatto. Anche noi abbiamo giocato grande partita di Balotelli, doppietta, ma insomma è entrato nel secondo tempo e ha spaccato in due. Io credo il migliore in campo ora. Non voglio vedere niente. No, il migliore in campo è stato Benedetto. Andiamo avanti. Napoli-Milan 2-2. Manem, Napoli sarà fortemente arrabbiato. Allora, noi siamo all'Inter. Abbiamo recuperato un punto sull'Inter. Perché ne avevamo due, quindi sono 4, 5, 3 punti. 5 punti a 3 partite dalla fine. Io credo che se si riesce a vincere questa partita siamo, poi ne mancano due, vediamo, dai, vediamo, forma lucidità, simula tutto, avanti. E tanto è stata una partita dove appunto doppietta di Balotelli, ma insomma secondo me è tutta la squadra che è stata veramente forte. Non c'è stata partita. Ora contro il Napoli, il Lotto, come giocheremo, chi è questo? Partecipa a conferenza stagione, stanno studiando il posto, sarà stato. Chi è che prende un posto? Sta la stampa? Ah, io ne sto aspettando a fare la stampa? No, niente. Allora, anche qui bisogna ricambiare. Allora, ragazzi, però, loro giocano con Ospina, Manolas, Malcuin, Insigne, Politano, Osimhen, Ward, Pros, che non so chi sono. Gestione della squadra. Ah, semplice. Allora, io al solito metto lui, poi Candreva anche deve giocare. Poi difensore Pellegrino e poi lasciamo tutto così. Lasciamo tutto così. È lucido poco Pellegrino. Gile è un esterno. A sinistra. Potrebbe giocare a posto di lui. Mettiamolo qui, dai, mettiamolo qui. Che dice Asa avrà il ruolo. Vabbè, dai, giochiamo in questo modo. Vai, giochiamo così. Seconda partita di questo episodio, penultimo episodio della carriera, della prima. Oh, può essere la giornata del trionfo per loro. Sì, il titolo è un passo. Sì. Con i risultati degli altri campi potrebbe arrivare già oggi. Se fosse così, la stagione finisce oggi, faremo le due partite simulate e quindi completeremo la carriera. Tanto stadio Armando Picchi colmo di tifosi, è chiaro. Daniela Dani. Potrebbe essere il gran giorno. Tutti esauriti. Di casa che hanno il titolo in pugno. Sì. Vediamo se si riesce a vincere. Appunto le altre due partite. Poi se nel caso oggi riusciamo a vincere, l'Inter non perde, perché a questo punto l'Inter dovrebbe perdere. E allora altrimenti sarà la prossima partita, quella del, diciamo, della vittoria. Quindi il prossimo episodio durerà veramente poco. Ma, vediamo un attimino. Ok, dai, giochiamoci questi 90 minuti per il possibile titolo. No, c'è già vince, eh. Il Napoli è reduce da quel 2-2, però sono velocissimi. E oggi ci capisce nulla. Bravo. Tocca la palla, fallo laterale, ci sarà la rimessa. Se credeva, chi è questo? Osimhen. Vai, andiamo, su. Ci sono delle partite in cui abbiamo letteralmente la Roma, Sassuolo, abbiamo perso nettamente. E c'è l'intervento dell'arbitro.
certamente una delle stelle più brillanti di questo match. Vedremo come se la caverà. Da un giocatore del suo calibro, trovo normale. Abbiamo ridato fiducia agli 11. È uno dei migliori davanti al portiere. Non a caso detiene il record segnati con questo club. Sarà sicuramente un incubo per i difensori avversari. Io. Passaggio da dimenticare. Palla regalata. Ragazzi. Addio. Interessante. Addio Insigne. Qui. Potrebbero. Occhio qui, può concludere. No! Si ha vuoto Insigne. E il gol è già arrivato. No, ragazzi, ci ha vuoto Insigne. Ci sono delle partite in cui oggettivamente si sta facendo schifo. Si fa schifo. E questa è per se c'è una. Che abbiamo già preso il gol. Poi l'ha piazzata alle spalle del portiere. Ma poi è schierato bene il. Ecco dunque, arrivato il primo. Il Napoli, schierato bene. Sono veloci. Ci vado tocca a palla. Dembe. Politano. Errore della circolazione. Dai, ragazzi, calmi, siamo forti. Partitaccio. Non ci volevo. Anche perché poi, va bene che ci abbiamo 5 punti di vantaggio. Sei inarrestabile. Oh, Osimhen. No! Fatto subito un altro non ci credo, shock. Porca miseria, non ci credo. Non ci credo, si era già lì pronti per festeggiare. Un gol facile, ma bisogna. Un gol facile, una mazza. Punteggio che è cambiato. Ma vedi che non si è fatto nemmeno un tiro. Non abbiamo superato nemmeno la metà campo. Poi vedi, va. Cioè, rispetto alla partita contro l'Atalanta sono monci. Questa è la partita contro la Roma, uguale. Abbiamo preso delle sassate clamorose. Gestiscono comodamente il possesso palla nella propria mesa a campo. Antonio Candreva. Buon lo spunto qui. Occhio alla cosa ha preso Spir. Primo tiro. Bel cross tiro. Una bella girata, praticamente si è allungato come un chewing. Occhio al cross di Candreva. Risultato non all'altezza. Sì, dai, siamo sempre all'inizio, su. Ecco di nuovo l'azione. Ma Insigne è doppietto, c'è sfatto. Sotto. Il Napoli ama gestire il pallone, lo dimostrano anche. Infatti si è toccato palla. Gira la testa agli avversari. La palla non resta mai troppo a lungo tra i piedi di un giocatore, c'è sempre un compagno libero. Lo vedi come pressano. La partita è stata preparata davvero bene. Sì, penso anch'io. Da questi ragazzi. Candreva. No, non si può sbagliare questi gol, Candreva. Ma porca miseria, ma come si fa a sbagliare questi gol qui? Avevano un'occasione per. Era solo, dai. Allenatore che non nasconde la sua delusione. Poteva essere l'occasione per accorciare le distanze. Puntano l'area qui i Rebels. No! Bravo Insigne qui nel leggere questo pallone. Ecco il gol. E c'è il gol! Conclusione incredibile! 3-0! Madonna ragazzi! Dopo 30 minuti, che legna, maestro, sa usa. Una conclusione che merita di essere... La metà campo, è uscito il portiere, stum! Sembrava impossibile. Non ci credo. Ma non per lui. Mamma mia. Si è capito, ha fatto gol, basta. Un dominio fin qui assoluto. Mamma mia. Siamo ancora nella prima parte di gara. Mamma, che partita è! No, non si fa niente! Punizione da lì per no. Chiaramente essere pericoloso. Antonio Candreva. Non può fare. E dove volevo andare? Poi c'è questa mosca che rompe le scatole. Ma c'è la distanza, dai. Si gioca troppo alti. Ingenuità, regala il pallone. No, via. Non ci sono proprio. Cioè, è un'altra squadra questa.
Intercettano bene il pallone. Si fanno vedere i compagni. Caicedo. Era fuori gioco, era fuori gioco. Fermo, c'è la chiara potenziale di offside. Speriamo in San Balotelli nel secondo tempo, perché qui la vedo male, come fa per altri gol. Non un grande passaggio. No. Ragazzi, devo ammazzare la mosca. Devo ammazzare. Non ci posso credere. Anche nell'occhio. Per altri due minuti. Come si fa? Vabbè. Palla che finisce in out. Brutta partita, mamma mia che schifo. Poi che due lo si fa tutto tiro e basta. Dai. Ma che primo tempo sì, no? Chi se lo aspettava il primo tempo sì? Già da oggi la vittoria del campionato. Lo so. Allora cambiamo subito squadra, dai. È immediato. Forse c'è l'Inter 1-1 l'Inter. Porca, ma non riusciva a vincere. Allora. Canseido lasciamoci, Balotelli e Gil mettiamoci Lainez. Oh, ragazzi, però questa mosca ci ha rotto con di uno. Mamma mia signore. Vabbè, non si può giocare però così, addosso mi distrae, deve essere un il tifoso del Napoli. Ma non ci va nessuno addosso. Gulan. Dai. Ma quella tira a caso, è caso. Bella vittoria qui. Elmas. Ecco il prossimo incontro che gli appassionati potranno seguire in diretta, sempre qui su EA TV. Pier, ah, ragazzi, cioè, veramente con quella tornata ci andava tutto bene. Non sto più alla pelle. Con Napoli niente, non si doveva vincere, per forza. Malquit. Demme. Niente, via. Non si riesce a segnare nemmeno. Passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. Alza la testa e cerca il cross. Caicedo, ottimo intervento difensivo. Mi devo dribblare anche la mosca, devo dribblare. Ah, yeah. Recupera bene qui. Niente ragazzi, questa partita qui si è persa. Si vede lontano un miglio e ora basta. Insigne. Devo giocare anche contro la mosca. Miseria. Zozzone. World Pros. E se ne fanno un altro. Che chance clamorosa. Rigore. Il corpo è allontanato. Schmelzer. Il grande calcio non si ferma. Questo è il prossimo match che potrete seguire sempre qui sulle frequenze di EA TV. Vi piace il calcio? Volete vedere giocate spettacolari, tanti gol? Sapete cosa fare. L'assistente richiama l'attenzione dell'arbitro, c'è l'offside. Ha dovuto affrettare i tempi, Pier, ma secondo me poteva temporeggiare un attimo di più prima di darla. Ma che sconfitta dei ragazzi. Il Napoli cambia qualcosa. Madonna. Beh, si era già festeggiato, lì c'era pieno lo stadio. Ma ci sono anche due partitacce, Perché la Roma è la nostra bestia nera. Perdono palla malamente. Ce l'ha date di santa ragione. Segna sugli altri campi, cambia il risultato del match dell'Inter, sentiamo. Ecco. Seconda rete della partita per l'Inter. Ecco. Gol messo a segno dal Tucu Correa. L'allenatore non sarà contento dell'atteggiamento della difesa. Hanno concesso veramente... Che occasione! Oh, Canseido, magari un gol si è fatto. E l'Inter vince, noi siamo a 5 punti, si va a 2 punti. Le ultime due partite saranno decisive. Peccato, avevamo il match point. Infatti non si sarebbe comunque vinto lo scudetto. Però vabbè, a 5 punti, si rimaneva a 5 punti. Però vabbè, dai, giochiamola sta partita, vediamo un po' se si recupera. Ma la vedo dura, che si è fatto un tiro solo. Ancora un quarto d'ora per l'esperanza delle due. Un quarto d'ora è impossibile. E poi più che altro si vede che loro giocano molto bene. Dall'altra parte. Piazzati bene, noi non ci trova spazio.
Ward-Prowse. Intervento pulito sul pallone. Lines. È in zona cross. Moretti. Che non l'avevo visto dentro te. Andrea, Duke, vai Duke. Proviamolo. Mamma mia, non si può giocare così però con la mosca che ti gira intorno. Anche 10 minuti. Vabbè. Si ritorna, diciamo, al limite. Balotelli. Non ha fatto il miracolo. Andare, attenzione. Sale Insigne. Ma che sfatto. World Pros. Gula. La gioca profonda, attenzione qui. Buono l'intercetto della difesa. Ma... occhio al calcio di punizione per il Napoli. Attenzione perché è pericoloso. Palla dentro. Occhio al cross nel mezzo. Prova a spazzare, ma male qui. Azione che sfuma qui, potrebbe essere pericolosa. Gara che finisce qui. Sfuma dunque la possibilità per loro di laurearsi campioni già oggi. La lotta per il titolo rimane comunque aperta. E ci credo. Si è preso veramente uno schifo di... L'arbitro... Prezzo Insigne, il migliore in campo, no? Di noi, Schmalzer. E boia. Ok, andiamoci a vedere. E ragazzi, l'Inter ha vinto. Quindi... due punti. Due punti e due partite alla fine. Peccato. Perché... poteva essere. Andiamoci a vedere cosa vogliono come ufficio. Mi si pensa di essere migliorato il progetto di vedere il mio stipendio. In linea, teme tra classifica, aumenta il valore del tuo club. Allora, andiamo un po', se dice lui, e poi dopo ci lasciamo. Rispondi, se non incontro me, ne riparleremo presto. Ok, dai. Trasferito, da ora. Ne parleremo presto. Chat post in arrivo. Non stiamo seguendo piani, ragazzi, siamo primi. Ma cosa volete di più? Ragazzi, chiudiamo qui, un po' deluso. Perché poteva essere, diciamo, ma che poi non ho capito perché l'Inter ha vinto, c'è due partite, cioè rimanevamo a 5 punti, oggettivamente loro pensavano, o meglio il competitore pensava che l'Inter perdesse, insomma, effettivamente poteva anche perdere, perché Verona era una partita, comunque ha vinto 2-1, ci ha mangiato i 3 punti che noi avevamo mangiato nella precedente partita, e ora giochiamo contro la Sampdoria e poi con la Roma, speriamo di vincerne entrambi e così saremo fuori da ogni, diciamo, logica o da ogni risultato dell'Inter. Io vi saluto, 38 minuti, saranno anche 38 minuti infuocati per i prossimi. Non ci sarà domani, come vi ho detto, nel weekly, l'appuntamento con il episodio finale, ma ci sarà mercoledì o giovedì. Io vi saluto, ve lo dirò appunto sui social, vi annuncerò appunto. Io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi. Ciao ciao!